Di darci una scossa per proteggere i nostri posti bellissimi, la nostra storia, la nostra anima, il nostro futuro. E la nostra rabbia chiusa dentro una corazza di scarabocchi è diventato un progetto, è ripartita la vita. E tu che cerchi sempre, che non capisci, eppure mi manchi. E allora te dico che l'anima incazzata, te dico che l'occhio che reluce, te dico Stefano. Chi è Stefano? Stefano Romani? Sì. Me lo conosco, ne ho sentito parlare molto male, molto male. No, Stefano Romani è uno che ha una sua cognizione della vita molto molto positiva, è uno che a cui piace vivere, a cui piace vivere, cerca di cogliere sempre il meglio in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue prospettive, insomma. Io ho 62 anni, e sono stato 40 anni in Poste Italiane con un ruolo di account manager, quindi seguivo le grandi aziende. Dal 1 gennaio 2020 sono in pensione, quindi quasi un anno. E quindi ho potuto dedicarmi adesso full time, a tempo pieno, a quelle che sono le mie grandi passioni, insomma, ecco. E quindi Stefano Romani in realtà è questo. E a questo punto parliamo di Stefano Romani che fa regista, ci abbiamo visto con una chitarra in mano, mi pare, basso, chitarra. E poi cioè, fai tante cose alla fine, non è soltanto una passione, è più di una passione. Ma no, diciamo che comunque il lavoro era il mio, era l'unica cosa che facevo veramente per dovere, lo facevo anche quello con attenzione e passione. Però queste rimangono assolutamente degli hobby, delle passioni, e questo me le fa apprezzare ancora di più perché le faccio con l'idea che appunto di fare solo ed esclusivamente ciò che mi piace. Io ho suonato per più di 40 anni, ho suonato, credo di avere più o meno 2000 concerti alle spalle, sicuramente. Punti alla mano, e quindi veramente ne ho percorso l'Italia in lungo e in largo, qualche capatina anche all'estero. Poi, quindi nel 2000, fine 2014, ho lasciato la musica e ho ripreso questa nuova idea di coniugare le mie grandi passioni. Quindi di sfruttare tutto ciò che avevo immagazzinato a livello musicale e cercare di metterlo a vantaggio dei musicisti. Quindi mi sono, tra virgolette, specializzato su tutto ciò che riguarda video promo, videoclip, teaser, tutto a livello musicale. Non disdegno altre soluzioni tipo video aziendali, ne ho fatti alcuni per gli amici, per la palestra, per alcuni amici che me l'hanno chiesto, ma non è il mio proprio core business. Mi piace più orientarmi sul mondo musicale proprio perché sono le mie due grandi passioni che ho matchato, ho messo insieme e adesso le rivolgo un po' alle persone. Quindi ho fatto degli imponenti investimenti, ho comprato un sacco di roba, eccomi qui.
su questo nuovo pianeta, ben conscio dei miei tantissimi limiti perché non ho fatto studi appropriati, tutto è frutto della mia esperienza, degli consigli che chiedo a chi ne sa molto più di me, e poi questo è un lavoro che si basa molto sulle idee, sulla creatività, e questo, ecco, è una continua scoperta. Gli ultimi lavori che hai fatto, i grandi lavori ultimamente che hai fatto, qual è che ti ha dato più soddisfazione e qual è quello che hai avuto più difficoltà nel fare? Ma ti dico che ho rinunciato a tanti lavori che non ritenevo opportuni, che non ritenevo sia, diciamo, forse erano più grandi di me, o forse proprio inconsciamente ho subito pensato che non mi sarei divertito. E quando non mi diverto dico di no, preferisco dire di no. Faccio dei video anche proprio così, con una semplice telecamera, a degli amici che mi chiamano, ma lì mi diverto, e quando mi diverto c'è il divertimento, c'è tutto. Mi chiamano pure a orari impensabili, e proprio oggi per oggi. Devi venire, corri! Sono persone che ecco, con i quali sto molto bene, con i quali mi diverto parecchio, quindi... Dunque, ho fatto un'esperienza adesso, un paio di esperienze interessanti. Ho appena ultimato un videoclip per una cantante di Avezzano, molto molto brava, si chiama Ilaria Di Nino, e come testimonial c'aveva la Maria Grazia Cucinotta e Lorenzo Flaherty. C'era la regia di Stefano Reali, e c'era Gianni Mammolotti, molto molto bravo, come direttore della fotografia. Mi sono avvalso della collaborazione di questi due cameraman molto molto bravi della Common Video, ed è molto bella questa sinergia che c'è tra di noi. Dovremmo essere, tra virgolette, per carità, concorrenti, ma in realtà siamo molto amici. E sono, come dicevo, Valerio Vitali e Simone Danieli, e abbiamo girato questo video che è uscito da pochissimo. È stata davvero una bella esperienza perché mi sono, diciamo, confrontato con registi di fama. Stefano Reali ha girato tantissime fiction, e Gianni Mammolotti credo addirittura sia stato candidato al Davide di Donatello come direttore della fotografia, ma non sono sicuro, non vorrei dire cose inesatte. Comunque ha una storia, una grande storia dietro. E pertanto per me è stato davvero molto molto importante confrontarmi con queste persone che sicuramente mi hanno arricchito. Ho girato un altro video con Reali alla regia 2-3 anni fa per un gruppo della provincia di Frosinone, e questi ragazzi molto molto bravi avevano preso come testimonial Ricky Memphis. Anche con lui è stata un'esperienza molto molto simpatica, una persona veramente, sembra il vicino della porta accanto, e lì mi sono avvalso della collaborazione preziosissima davvero del maestro Mauro Riga, amico ormai di tante battaglie, che è venuto lì insieme a figlio Matteo, e insieme abbiamo realizzato questo videoclip che ha avuto veramente un grande successo, insomma. Poi quello che è stato più, sinceramente non vedo punti diciamo negativi, nel senso che forse inconsciamente li scarto, come ho detto prima, li scarto a priori quando vedo che il progetto non è pertinente con quelli che sono le mie le mie esigenze. Dico di no, non è sempre facile dire di no, però grazie al cielo per me non è un lavoro, è solo, deve essere assolutamente una passione, e quindi questo mi permette di scegliere, insomma, ecco.
creare video è sempre un punto di partenza e c'è un modo di farsi vedere. E adesso bisogna fare un bel video di promozione di Ascoli. Ma perché bisogna andare fuori per poter farsi conoscere ad Ascoli? Ma io diciamo che ad Ascoli mi reputo fortunato, allora, perché ne ho girati tanti, e dove ho messo la città di Ascoli proprio al centro della vicenda, della storia, e ce ne sono parecchi. E questo, l'ultimo che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto proprio, è uscito non più di 15 giorni fa. Quei pazzi scatenati dei Nertias hanno fatto un flash mob senza avvertire nessuno, per esigenze che, come puoi immaginare, per le ristrettezze che stiamo vivendo in questo momento, e quindi nessuna popolazione non era stata informata. Però abbiamo fatto questo flash mob dalla terrazza di Ghimeletti, 14 minuti di pura follia, dove hanno fatto tre pezzi, diciamo, di fila, e io ero lì sempre con Mauro Riga, Matteo Riga, il mio amico Gianfranco Chiurchiù, i soliti noti della SR Video Promotion, e abbiamo immortalato l'evento, è visibile in questi giorni, è uscito da pochissimo. E anche questo è proprio, diciamo, sponsorizzato proprio da Caffè Meletti, perché vuole essere un testimonial proprio di questo bar storico e questa piazza meravigliosa. Poi ne abbiamo fatti tanti, diciamo, 2 anni fa un video che ha superato le 150.000 visualizzazioni su Facebook, che è una canzone del cantatore ascolano Dario Chitarini, non è finita, in dialetto che rievoca il dramma del terremoto, e con l'ausilio del Piceno Pop Chorus, con cui collaboro ormai da tantissimo tempo, e lì abbiamo fatto davvero un lavoro eccellente. Non solo da parte mia, ma dei cameraman, del coro, di Francesco Riti al drone, insomma, è stato un momento molto molto toccante, e la soddisfazione è che 45 secondi sono andati su Rai 1 nella trasmissione di 1 mattina estate, credo sia quella, insomma, 45 secondi proprio nell'anniversario di questo dramma che abbiamo vissuto, che hanno vissuto gli abitanti di Arquata. E un altro flash mob è stato sempre col Piceno Pop Chorus nella piazza, cosiddetta piazza della verdura. Lì diciamo che c'era molta molta più gente, è stato l'8 dicembre dell'anno scorso, ed è stato davvero un successone, anche perché abbiamo portato 6 telecamere, tutte in contemporanea, perché doveva essere registrato colto l'attimo, perché non avevamo possibilità di replicare, e quindi è stata una cosa molto molto piacevole. E quindi Ascoli è sempre stata al centro un po' dei miei video, e comunque c'è un'intenzione. Ne parlavo con Filippo Ferretti poco tempo fa, e vorremmo realizzarlo, un documentario su Ascoli, e quindi mai dire mai, anzi secondo me si farà. Devo concludere dicendo che credo che a inizio anno, forse il primo, non più in là del 6-7 secondo me, uscirà un nuovo video a cui tengo tantissimo, ed è un video che ho realizzato insieme ad un amico di Milano, che è il mio, tra parentesi, il mio tutor. E, ho organizzato uno stage qui ad Ascoli Piceno, e ho cercato una ragazza, un artista che avesse qualcosa in più, qualcosa che potesse dare un messaggio particolare,
e ho chiamato questa ragazza Elisa Carillo, in arte Elis, e abbiamo organizzato un video che secondo me sarà molto 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 suggestivo. Abbiamo trovato tre location, una in una cava del professor Giuliani, che gentilmente ce l'ha concessa, è proprio dentro la sua casa a San Marco, ed è un posto meraviglioso. Un altro giorno abbiamo girato al Bosco Impero su a San Giacomo, e l'ultimo giorno, la domenica, stiamo parlando di fine agosto, l'ultimo giorno, fine agosto, primi di settembre, abbiamo girato al fiume. Proprio, e quindi uscirà brevissimo, ormai è imminente, stiamo aspettando la data definitiva, e è un altro passo per valorizzare un artista ascolana in cui credo davvero tanto, perché è molto 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 brava. Il pezzo l'ha scritto lei e abbiamo fatto credo un bel lavoro, anche perché anche qui mi sono avvalso della collaborazione di Mauro Riga, che secondo me è il maestro indiscusso qui nella zona per ciò che riguarda per ciò che concerne direzione della fotografia e riprese video, insomma. Di darci una scossa per proteggere i nostri posti bellissimi, la nostra storia, la nostra anima, il nostro futuro. E la nostra rabbia chiusa dentro una corazza di scarabocchi è diventato un progetto, è ripartita la vita. Ma chi è tu che cerchi sempre, che non capisce, eppure non manca, e allora te dico che la